La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Se si sente, per favore. Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati dallo stadio Gobbato di Pomigliano d'Arco per quella che sarà la
quella che sarà la sesta giornata del campionato di Serie D, girone H. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco. La Fragolese di Mister Bitetto si schiera con Provitolo, Cordato e Virgilio, Manzi, Aracri e Esposito, Longo, Soue, Percuoco, Forte e Dadalt. La Nocerina, il duo Favasuli-Zavettieri, si schiera con Recchia fra i pali, Romeo e De Marino, Basanisi, Scaringella, Mincica, Chietti, Mancino, Garofalo, Magri e Baldè. La Nocerina e la Fragolese con un completo bianco, con bande rosse e blu sul basso ventre. La Nocerina con la splendida casacca rossonera, strisce verticali, pantaloncini neri, calzettoni neri. Le due squadre sono al centro del campo per i convenevoli di rito. Io vi saluto tutti voi che siete a casa in questa domenica ad ascoltarci, e saluto qui con me Francesco Belsito in postazione di cronaca. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Carmine, buon pomeriggio a te. Ci scusiamo con tutti i nostri amici ascoltatori per i problemi tecnici che oggi ci hanno attanagliato più del solito. Non siamo riusciti ad andare in streaming prima, abbiamo avuto problemi con l'audio, c'è successo di tutto in questo stadio che oggi è desolatamente vuoto per la decisione arrivata nella tarda serata di ieri da parte del prefetto di Napoli di chiudere la gara alle due tifoserie. C'è qualche spettatore in tribuna, solo gli accreditati. C'è qualcuno che sta osservando la partita dai binari della Vesuviana che affacciano direttamente sullo stadio, ma per il resto è un clima surreale. Sono visitati più di curiosi locali che di tifosi provenienti da Fragola o da Nocera. Intanto le due squadre sono pronte sul punto di battuta dell'inizio della gara, che inizia in questo momento con la Nocerina in possesso di palla. Nocerina che attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna, batte e ribatte il centrocampo con il Pomigliano che perde palla, però Mancino sulla sinistra recupera il pallone all'indietro per Basanisi, Garofalo sempre sulla sinistra a seguire, libera la difesa del Pomigliano, Magri di testa alimenta l'azione offensiva, Mincica, Garofalo in avanti per Mancino. Mancino ci prova, forse un tocco con un braccio del numero 33 da Dalt. L'arbitro lascia correre con il Pomigliano che viene davanti con Aracri che serve all'indietro per Virgilio, cerchio di centrocampo, Virgilio allarga sulla destra per Cuoco di fronte da sé, Mincica, il pallone in avanti per Soue, Magri al volo alza un pallone a Campanile, poi perde un duello aereo con Dadalt, pallone in avanti che termina direttamente in fallo laterale. Siamo nella metà campo della Nocerina, dove opera l'assistente Matteo Gentile della sezione di Isernia, come di Isernia è Gianni De Gregorio il secondo assistente, l'arbitro è Duccio Mancini di Pistoia. Calcio di punizione per la Nocerina per un fallo alle spalle di Basanisi sul pallone Garofalo. Il pallone sulla destra per Romeo, il rilancio lungo di Romeo anticipato, poi Baldè recupera la palla a centrocampo, perde un contrasto, viene fuori la difesa del Pomigliano, palla in avanti per Fabio Longo, capitano della Fragolese, recupera la sfera ancora la squadra di casa con Aracri, palla a proseguire in avanti per Soue, recupera la sfera la difesa della Nocerina, il pallone indietro per Recchia che va a rinvio in avanti, Mincica anticipato da Percuoco, palla a Campanile, di testa la mette Giucchietti per Baldè sull'auto di destra, all'indietro la sfera per Basanisi che prova ad allargare sulla sinistra a Mincica fa su il pallone, serve la corrente Mancino per via centrale, Mancino limite dell'area, prova ad andare da solo dalla sinistra, il cross al centro, Baldè prova a fare la sponda verso un compagno, poi si ostacolano Mincica e Basanisi, viene fuori la Fragolese è concordato, il pallone avanti per Soue, anticipato in fallo laterale da De Marino. Siamo al minuto numero 2, 30 sono i secondi, a Fragolese 0, Nocerina 0, qui al Gobbato di Pomigliano, per questa che è la sesta giornata del campionato di Serie D, nella fattispecie del girone H, manovra nelle retrovie la Fragolese con Forte, il rilancio di Forte alla ricerca di Aracri, di testa mette fuori la difesa della Nocerina, Scaringella sulla destra per Mincica che è passato dall'altro lato con Baldè che si
sposta il suo raggio d'azione sulla sinistra, fallo laterale per la Nocerina, battuta all'indietro per Romeo. Di Marino, palla al piede di Marino, in verticale per Scaringella, contratto alle spalle da un avversario, nella fattispecie da Manzi che gli ruba la posizione. Poi perfezione di disimpegno alla difesa della Fragolese, che per poco non si complica la vita, anzi se la complica proprio. Mincica dalla destra, il cross al centro, mette fuori Manzi, da Dalt riesce a mettere giù un buon pallone, la porta lontano dalla zona di pericolo, poi va giù da Dalt, l'arbitro dice che tutto regolare. Mancini recupera la sfera, pallone per Chietti al limite dell'area, allarga il gioco sulla sinistra per Garofalo, Garofalo lo chiede in avanti per Mancino, Mancino prova a guadagnare il fondo, sempre all'indietro per Garofalo, il cross di prima intenzione contratto dalla schiena di Esposito, termina fra le braccia di Provitolo. 3 minuti 50 secondi sul cronometro, Francesco. Nocerino e la Fragolese che si stanno affrontando prevalentemente al centrocampo. Prevalentemente al centrocampo, ma la Nocerina non disdegna di affondare il colpo quando può. Molto mobile Mancino, buona la prestazione di Chietti fino a questo momento, è una Nocerina che come sempre se la gioca a viso aperto. Manovra nelle retrovie il Pomigliano, il rilancio di Percuoco in avanti per Sowe che me la mette giù per Longo, il cross di Longo in area di rigore dalla destra, contratto da Magri in calcio d'angolo, primo corner della partita in favore della squadra di casa. Dalla sinistra di Vecchia, si porta da Dalta la battuta. Batte Achille Aracri per la Fragolese dalla sinistra di Recchia, con il destro ad uscire alla traiettoria, mette fuori, anzi no, Magri che alza il pallone a campanile, poi Recchia si fa sfuggire la spalla dalle mani, il tiro di Sowe di controbalzo, Recchia ci mette la mano, il pallone che termina fuori, ma cosa stava combinando il portiere della Nocerina? Calcio d'angolo battuto subito dalla Fragolese, cross al centro dalla sinistra, mette fuori Garofalo da Dalt da limitare l'azione offensiva, il pallone preda di un calciatore della Fragolese, poi termina oltre la linea laterale, fallo laterale per la Nocerina, azione pericolosissima della Fragolese per un doppio svarione di Magri e Recchia. Per poco Sowe non porta in vantaggio la Fragolese, intanto è Mancino a perdere qualche istante di troppo davanti all'area di rigore, perde palla che arriva sulla sinistra da Achille Aracri che riesce a tenerla in gioco, anzi no, palla che termina oltre la linea laterale e sarà Samuele Romeo a rimettere il pallone in gioco con le mani nella tre quarti campo della Nocerina, pallone per Basanisi che un po' rinvia palla che rimane al centrocampo, serie di batti e ribatti, va Basanisi a saltare da Dalto, va più alto di lui, Longo non riesce a controllare, mette fuori la difesa della Nocerina, ancora con Esposito la Fragolese, poi in avanti per Sowe, ferma tutto Baldé che fa ripartire l'azione, si accentra Baldé, non riesce a servire Scaringella, poi va giù l'arbitro che lì a due passi dice che è tutto regolare, 1-2 fra Virgilio e Manzi, Virgilio il pallone, poi sulla sinistra arriva da Achille Aracri, zona centrale per Esposito, siamo nel cerchio di centrocampo, all'indietro per Davide Manzi. Manzi ferma la sua corsa. Il pallone sulla sinistra poi per Cordato. Esposito, Cordato, Aracri non ci arriva sul pallone, recupera la ribattuta a Virgilio. Palla dentro di Virgilio. Mette fuori De Marino che anticipa un avversario, fallo laterale in posizione d'attacco, Aracri la battuta per Virgilio, perde palla Virgilio, l'ultimo tocco è proprio di Virgilio sulla pressione di Di Marino, fallo laterale per la Nocerina, siamo arrivati al 7 minuto e 20 secondi nel corso del primo tempo, a Fragolese e Nocerina sono sullo 0-0, con le mani Romeo dalla destra, il rilancio in avanti verso Scaringella, lo ferma alle spalle Manzi, subisce fallo Virgilio, l'arbitro lascia correre, l'ultimo tocco è stato di un calciatore della Fragolese, palla che è terminata in fallo laterale con le mani Romeo per Basanisi, ancora Romeo in avanti per Chietti, fermato in fallo laterale, guadagna mette sulla destra la Nocerina, Romeo con le mani in avanti per Scaringella, anticipato sempre alle spalle da Manzi, continua a venire avanti sull'auto di destra la Nocerina, Romeo con le mani non sa chi darla, aspetta un compagno che si liberi,
vede in avanti Baldé, prova a servirlo, fermato da Manzi. Aracri fa ripartire l'azione, in avanti per Longo, Longo spalle alla porta, all'indietro per Virgilio, Virgilio allarga sulla destra per Cuoco, per Cuoco in avanti per Franco Dadalt, viene in avanti l'ex calciatore del Troina, il pallone all'indietro per Forte, Forte la cede a Manzi, ancora per Forte, controllo orientato in avanti, Forte, palla in verticale per la corsa di Dadalt, pallone troppo lungo che termina direttamente sul fondo favorendo la Nocerina. 8 minuti 40 secondi sul cronometro. Francesco, fino ad ora trame di gioco interessanti non se ne sono viste né da una parte né dall'altra. È stata pericolosissima qualche minuto fa la Fragolese, complice l'errore di Recchia che sostituisce Stagos. È stato fermato questa notte da problemi di salute, la società rossonera ha dovuto convocare immediatamente il numero 12 Caliendo, il portiere della Juniores. Recchia però ha macchiato il suo esordio con un errore che era evitabilissimo, ma la partita va avanti, fortunatamente il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Nocerina che viene in avanti con Baldé che esevita un avversario, subisce un brutto fallo, ci potrebbe stare anche il cartellino giallo, l'arbitro è del nostro stesso avviso, Duccio Mancini alza il giallo in faccia a Manzi, totalmente fuori tempo nel suo intervento su Baldé. 9 minuto di gioco, primo ammonito della gara Davide Manzi. Calcio di punizione da una trentina di metri rispetto alla porta difesa da Vincenzo Provitolo, classe 2004 della Fragolese. Sul pallone Mincica con il destro e Garofalo con il sinistro, e a due passi c'è anche Samuele Romeo. Dietro di loro solo Paolo Recchia a difesa dell'area di rigore. Tutta la Fragolese è rannicchiata davanti alla propria area di rigore, sulla linea dell'ingresso dell'area di rigore, nella speranza di mettere in fuori gioco gli avversari. Parte con il sinistro Garofalo, l'alza a campanile un difensore della Fragolese che favorisce l'intervento di Vincenzo Provitolo. Il tocco del difensore della Fragolese poteva diventare anche pericoloso per il portiere stesso, fortunatamente per la Fragolese così non è stato. Fragolese che prova a manovrare dalle retrovie quando sono trascorsi 10 minuti e 30 secondi sul cronometro, il rilancio lungo dalle parti di Achille Aracri, fa buona guardia su di lui Alessio Romeo, mette giù il pallone Balde che si accentra e serve sulla sinistra Garofalo, un'occhiata in avanti, il pallone in avanti per Scaringella, anticipato da Dadalt, anzi da Virgilio, Dadalt, l'1-2 con Sowe, Dadalt sulla destra, riesce a tenere il pallone in campo, rientra sul sinistro, il cross sul secondo palo dove però non ci sono compagni di squadra, palla che termina direttamente sul fondo. Nulla di fatto per questa manovra offensiva della Fragolese. Francesco, leggiamo anche gli occupanti delle panchine delle due squadre. La Fragolese c'ha Rendina come secondo portiere, esempio Picascia, Caso Naturale, Manco, Murolo, Lippo, Volpicelli e Mancino, Andrea Mancino, la Nocerina, come hai detto tu, il secondo portiere Caliendo, Menichino, Talomo, Valentini, Gaudino, Bandeira, Schiavella, Cuomo e Boersmo. Nocerina che manovra nelle retrovie, poi c'è il rilancio lungo di Basanisi dove però non ci sono maglie rossonere. Francesco, una Fragolese che, vedendo un po' il roster, fa tremare le vene ai polsi. È una Fragolese formata da grandi firme, ricordiamo che fuori un elemento che non c'entra niente con questa categoria come Luigi Castaldo, fuori per infortunio, fortunatamente per la Nocerina, ex di turno Gigi Castaldo, una Fragolese che sulla carta è una certamente delle formazioni più accreditate alla vittoria finale del campionato. Tanto fallo laterale in attacco per la squadra di casa. Pallone per Sowe, l'1-2 con Dadalt, cross al centro, contrastato, pallone arriva di nuovo a Sowe, lo mette giù, serve all'indietro direttamente a Provitolo che deve giocarla fuori dalla propria area di rigore. Provitolo, il rilancio lungo dalle parti di Dadalt, pallone troppo lungo, c'è in controllo Garofalo che rimette avanti per Scaringella, di testa ha alzato il pallone al campanile, ha anticipato Chietti, Manzi mette il pallone in avanti, Sowe è anticipato a sua volta, poi c'è il fallo su Forte, anzi fuori gioco di rientro di Scaringella, ma Francesco Forte era comunque entrato in possesso del pallone. Aracri in avanti, il pallone per Sowe, di testa magra, alza il campanile, pallone che termina in porta.
autogol di Magri. Autogol di Magri al 13° minuto. È andato Magri in chiusura di testa, palla che si alza a campanile e batte. Paolo Orecchia non sembrato sicuro nemmeno in questa occasione, Francesco. Diciamo che il colpo di testa di Magri poteva essere bloccato facilmente dal portiere, che si fa scappare il secondo pallone consecutivo in uscita. È davvero imbarazzante il gol che ha preso la Nocerina, non tanto per colpa di Magri, ma per l'errore, il secondo consecutivo, ripeto, in uscita alta di Orecchia, che si è fatto scappare il pallone. Questa volta era all'altezza della linea di porta e la palla è finita miseramente in rete. In questo momento cambia il risultato, per vince il la Fragolese per 1-0. Fragolese in vantaggio, non c'è neanche prova a risvegliarsi con Mincica. Il pallone avanti per Chietti, esce Provitolo, ma Chietti l'ha terminato in offside. È cambiato il risultato qui al 14° al Gobbato di Pomigliano, a Fragolese 1. A Fragolese 1, Nocerina 0. L'autorete di Magri con la complicità sfortunata di Paolo Orecchia. Fragolese che viene in avanti con Dadalt, perde palla Dadalt in maniera ingenua. Garofalo, palla in avanti per Scaringella. L'area di rigore, Scaringella, il tiro che attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dal lato opposto. Fallo laterale per la Fragolese, Nocina che rimane alta per non concedere spazio agli avversari. Aracri, pallone in avanti, De Marino, lo appoggio per Romeo, De Marino all'indietro per Magri. Magri sulla sinistra per Garofalo. Occhiata in avanti di Garofalo, capitano rossonero. Baldé in ripiegamento all'indietro per De Marino. Si chiude l'1-2 con Baldé, cerca il centrocampo. Baldé viene avanti, palla al piede. Pallone in profondità, capisce tutto la difesa del Pomigliano. Aracri sulla sinistra, prova a venire in avanti, ma contrastato da Baldé. Un paio di fermate con ripartenza di Aracri, palla al limite dell'area per Sowe, il tiro di Sowe, ancora Orecchia che non blocca, mette fuori la difesa della Nocerina, non blocca un pallone semplice, recupera la palla alla Fragolese, mette il pallone in fallo laterale Chietti con le mani. Il cross al centro per Dadalt sul secondo palo. Dadalt non riesce a controllare, palla che termina sul fondo. 16 minuti 25 secondi, 1-0 per la Fragolese. Riparte la Nocerina con Baldé sulla sinistra, ben imbeccato da Chietti, va giù Baldé sulla carica di un avversario, calcio di punizione per la Nocerina. Siamo nel cerchio di centrocampo, il pallone all'indietro per Magri che controlla orientato in avanti, serve sulla sinistra Garofalo, un'occhiata in avanti di Garofalo, gli si fa incontro Mincica. Garofalo serve per via centrale, Basanisi fermato da Longo, riparte in contropiede alla Fragolese con Sowe che arriva al limite dell'area, arriva di gran carriera Alacri sulla sinistra, Sowe lo serve, Alacri in area di rigore, serie di finte, il tiro con il destro a rientrare, mette fuori De Marino, recupera la sfera Alacri proteggendola nel suo tragitto verso il fallo laterale per la Fragolese. Con le mani è pronto a rimettere in gioco cordato dalla sinistra. Pallone per Achille Aracri, fermato in fallo laterale dalla difesa della Nocina, ma l'arbitro dice che l'ultimo tocco è di un calciatore della Fragolese, proprio di Aracri. Francesco, un brutto schiaffo alla Nocerina. Nocerina che sta pagando l'assenza di Stagos in modo importante. Sembrato assolutamente più reattivo del suo collega, che sta pagando lo scotto dell'esordio in maniera forse anche inaspettata da parte dello stesso staff tecnico rossonero. Certamente non è solo sua la colpa di questo 1-0, ma ci ha messo una bella mano. Per il resto la Nocerina sta cercando di disputare una partita come può, al cospetto di una squadra che è più in palla e tecnicamente più forte.
Intanto Balde prova ad aggirare un avversario, ci riesce bene. La sfera per Mancino sulla sinistra per Mincica. Mincica, serie di finte di Mincica che si possa il pallone sul destro, al limite dell'area. 1-2 con Balde, il pallone indietro per Garofalo. Cross sul secondo palo di Garofalo verso Scaringella che era in posizione irregolare, ma il pallone termina oltre la linea di fondo. Per cui nulla di fatto, fallo di fondo per il per la Fragolese che non ci pensa proprio ad accelerare le manovre di ripresa. 18 minuti 30 secondi sul cronometro. 1-0 il risultato in favore dei padroni di casa al 14esimo del primo tempo, 14esimo della frazione che vi stiamo raccontando. La Fragolese in vantaggio per un'autorete di Magri. Mocina che recupera un'azione di rimessa della Pomiglia, della Fragolese, chiedo scusa. Garofalo, Basanisi, palla dentro verso Chietti, mette fuori Manzi, Soue di petto prova ad addomesticare il pallone, commette fallo Basanisi su Soue, calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Manzi, Manzi sul pallone con calma si porta alla battuta di questo calcio di punizione. La sventagliata sulla destra per Dadalt, pallone troppo lungo che termina in fallo laterale. Ripartirà con una rimessa in gioco con le mani la Nocerina. Sul pallone si porta Agostino Garofalo. A Fragolese che rimane lì, pallone all'indietro per Magri, pallone lungo in avanti, poi c'è Scaringella che commette fallo sul suo marcatore, nella fattispecie si tratta di Forte. Calcio di punizione in favore della Fragolese nella metà campo della Nocerina, all'altezza della panchina occupata da Francesco Favasoli, in piedi dall'inizio della gara a fornire istruzioni ai propri calciatori. Sul pallone Achille Aracri, nei pressi della sfera anche Cordato che potrebbe andare alla battuta col destro. Parte Aracri, palla sul secondo palo, Manzi anticipato da Romeo, commette fallo Manzi, calcio di punizione in favore della Nocerina. Nulla di fatto per questa azione offensiva della Fragolese. 20 minuti 32 secondi, Nocerina che prova a venire in avanti con Chietti, la sventagliata a tagliare tutto il campo verso Mincica, anticipa tutti da d'alto, ma cede palla a Mancino, Mancino al limite dell'area, Mancino il tiro, la parata di Provitolo che blocca impresa, serve sulla sinistra Cordato, Aracri al piccolo trotto, Cordato a sfera per Virgilio che evita un avversario, il pallone per Aracri che porta la palla all'interno della propria metà campo, poi prova a servire Virgilio, perde palla sulla tre quarti, Nocerina che viene davanti sulla destra con Chietti, l'1-2 con Scaringella, Chietti il cross al centro di Chietti, esce Provitolo, il pallone che rimane al limite dell'area, Mancino il tiro destinato al fondo, ribattuto dalla difesa, recupera palla alla Nocerina con Mincica, Mancino il 1-2 con Mincica, palla sulla sinistra per Garofalo in posizione regolare, Garofalo il cross al centro di testa, Manzi anticipa anche il suo portiere, fa devia il pallone quel tanto che basta per far terminare il pallone, fallo laterale dal lato opposto, fallo laterale battuto subito da Lomeo per Chietti, il pallone indietro per De Marino, Basanisi d'esterno in avanti per Scaringella, spalla alla porta, fermato, recupera il pallone vagante Chietti all'indietro per De Marino, un'occhiata in avanti nel tagliare tutto il campo verso Mincica dal lato opposto, il pallone fuori misura. 22 minuti nel corso del primo tempo, 1-0 il risultato in favore della Fragolese, ma Nocerina che negli ultimi minuti ha preso discretamente campo. Sì, è Nocerina che si sta facendo vedere dalle parti della retroguardia della Fragolese, bravo Mancino, bravo Chietti a dare mobilità alla squadra rossonera, è andato anche al tiro un paio di volte il numero 20 rossonero Gaetano Mancino, una volta stava davvero impensierendo il portiere Provitolo. È sulla buona strada la Nocerina, se continua a giocare con questa intensità, nel frattempo Magri commette fallo oltre la linea di centrocampo nella metà campo della Fragolese, spinge un avversario, giusta la punizione chiamata ai danni della squadra rossonera. Calcio di punizione per la Fragolese, sul pallone si porta Forte, siamo all'altezza della linea mediale del campo, un'occhiata in avanti di Forte, palla a spiovere in area di rigore, pallone troppo lungo per Fabio Longo che è ben controllato da Magri, non riesce a raggiungere la sfera, palla che termina sul fondo, Recchia a battuta corta per De Marino, De Marino in avanti per Balde,
fermato forse fallosamente Baldé, l'arbitro lascia correre poi sul pallone Manzi che lascia scivolare la sfera oltre la linea laterale, fallo laterale per la Fragolese, Cordato per Manzi, ancora per Cordato sulla sinistra, ancora per Manzi, la pressione di Baldé, Manzi il pallone lungo verso Sowe, lo anticipa De Marino, recupera il pallone Basanisi, all'indietro per Garofalo nel cerchio di centrocampo, Garofalo palla in verticale verso Scaringella che però era in posizione irregolare, capisce tutto però la difesa della la Fragolese che recupera la sfera con Esposito che innesca Racri dal lato opposto per Cordato, lato corto dell'area di rigore, anzi è Longo, il tiro di Longo, pallone sulla traversa di Fabio Longo, che cosa aveva fatto Fabio Longo, out di sinistra, dribbling secco, pallone sul destro, tiro a giro, traversa che a momenti si spaccava. Francesco, quando si accende Fabio Longo, questi sono i risultati. È un giocatore che non scopriamo oggi, un giocatore che ha un feeling con il gol particolare e sicuramente sarà uno spauracchio per la difesa rossonera, difesa che non è sembrata impeccabile in più di un'occasione. È una nocerina che deve stringere i denti e innanzitutto trovare il pareggio quanto prima e poi cercare di ribaltare questa gara, ma è un'impresa abbastanza proibitiva quest'oggi al Gobbato di Pomigliano. Ecco la Cina che prova a venire avanti con Romeo, pallone per Magri sulla sinistra per Mincica, si sovrappone Garofalo, Mincica lo serve con un secondo di ritardo, il pallone all'indietro ancora per Mincica, in orizzontale per Basanisi, Basanisi apre il piatto sulla sinistra per Garofalo che non può arrivare su questo pallone quando siamo giunti al 25esimo minuto del corso del primo tempo, il pallone che termina in fallo laterale decretando l'ennesimo nulla di fatto per l'azione offensiva della nocerina dalla destra, il fallo laterale battuto così così dalla Fragolese che prova a venire in avanti con Percuoco, Aracri prova a mettere giù il pallone, Magri sulla sinistra per Garofalo, la gira al centro per Mancino, all'indietro ancora per Garofalo, c'è pochi passi Basanisi, all'indietro per Magri che è più libero, Magri ancora all'indietro per De Marino, parte in azione manovrata la nocerina dalle retrovie con De Marino che serve sulla destra Samuele Romeo, Basanisi palla subito dentro per lo scatto di Mincica, di Scaringella, pallone corto messo fuori dalla difesa della Fragolese, fallo laterale in azione offensiva per la nocerina, Romeo dalla destra per Chietti, 1-2 che si chiude con Romeo che rincula di qualche metro, serve all'indietro per De Marino, la gira al centro per Kevin Magri, Magri l'occhiata in avanti, palla troppo lunga per tutti, Magri che con questo lancio denota una scarsa tecnica individuale, con un 48 di piede più adatto a martellare che a dipingere, Manzi sulla sinistra per Cordato, prova a manovrare la Fragolese, Manzi, Cordato, la gira al centro verso Forte che perde palla, Scaringella al limite dell'area, il controllo di Scaringella è scadente, palla recuperata dalla difesa della Fragolese con Sowe che suona la carica, palla dentro per Dadalt che entra in area di rigore, deve vedersela con Magri, Dadalt, pallone sul sinistro, cross sul secondo palo dove c'è Fabio Longo che ci arriva di testa, prova a girarla in porta, ribatte la difesa della nocerina, recupera il pallone al limite dell'area, Virgilio che prova a ragionare, serve sulla destra ancora Dadalt, Dadalt cross sul secondo palo, Longo di testa non ci arriva, penalizzato dall'altezza, ma se Fabio Longo fosse stato 10 centimetri più alto giocava in Serie A. Fallo laterale battuto male dalla nocerina, fortunatamente per Romeo, Aracri arriva solo a toccare il pallone, di nuovo in fallo laterale va Romeo alla rimessa lunga per Scaringella, fermato da Manzi, perde palla poi la Fragolese con Esposito, la recupera con Dadalt nel cerchio di centrocampo su un pallone filtrante della difesa rossonera, subisce fallo Dadalt, calcio di punizione subito battuto per Manzi, il pallone lasciato lì per Virgilio nel cerchio di centrocampo, un'occhiata in avanti di Virgilio, l'1-2 con Esposito, Virgilio il pallone per Forte, per Cuoco, ancora Virgilio che supera la linea mediana, sull'auto di destra, palla dentro per lo scatto di Longo, capisce tutto Magri che allontana la minaccia, Mancino fermato in gioco aereo da Esposito, Forte, Manzi,
per Virgilio, ancora per Manzi, sulla sinistra per Cordato. Cordato prova a venire avanti con il pallone, il cross al centro dalla sinistra, in acrobazia Magri allontana il pallone, recupera la sfera la Fragolese che sta premendo sull'acceleratore, per Cuoco, sulla destra per Dadalt, Dadalt all'indietro per Provitolo, forse subisce fallo Dadalt. Abito dice che si può continuare, ancora la Fragolese in possesso del pallone con Forte nelle retrovie, il rilancio di Forte troppo lungo direttamente fra le braccia di Recchia che cede la palla a Magri, il pallone per Basanisi, posizione di play basso di centrocampo, Basanisi per Magri, sulla sinistra per Mincica, pallone sul destro, si accentra all'indietro per Basanisi, Basanisi l'appoggio sulla destra per Romeo, Romeo sulla destra ancora per Balde, fermato da Cordato, palla recuperata da Basanisi, palla dentro per Mincica, allarga il gioco sulla destra per Romeo, il cross di Romeo di testa alza a campanile per Cuoco, pallone che termina in calcio d'angolo, Nocerina che batterà il primo tiro dalla bandierina dall'out di sinistra, con il sinistro a rientrare si porta Capitan Garofalo, 29 minuti 46 secondi sul cronometro, 1-0 il risultato maturato finora qui al Gobbato di Pomigliano, 1-0 per la Fragolese. Chiaramente l'autogol è stato di Kevin Magri al 14° minuto. Tanto alla mezz'ora finiscono i palloni, con calma ne arriva uno sul punto di battuta, concedendo il tiro dalla bandierina a Garofalo, la rincorsa di Garofalo, palla sul secondo palo, Scaringella di testa da solo, la schiaccia troppo al centro e la mette sul fondo Francesco, occasionissima per la Nocerina, occasione importante, la prima vera occasione da gol per la Nocerina, Scaringella si era portato sul secondo palo, ottima la parabola dell'angolo battuto da Garofalo per la sua testa, e praticamente da solo, non ha trovato neanche lo specchio della porta, non ci è andato neanche vicino a dire la verità. 31 minuti nel corso del primo tempo, a Fragolese 1 Nocerina 0. La Fragolese distratta nell'occasione graziata da Scaringella, serie di batti e ribatti al centrocampo, Garofalo mette ordine, Basanisi per Magri all'indietro, Magri allarga il gioco sulla destra per Romeo, Romeo per Baldè che prova con una finezza a liberarsi l'avversario, poi scivola. Sali! La Fragolese che prova a venire avanti, ma la Nocerina recupera palla. Magri per Mincica, per Cuoco lo anticipa, Dadalt si accentra con il pallone, serve sulla sinistra Aracri, la sovrapposizione di Cordato, Aracri si accentra, serve all'indietro per Esposito, Esposito per Virgilio, Cordato, il tunnel ai danni di Baldè, pallone per Aracri, limite dell'aria per Longo, Longo non riesce a girarsi, serve all'indietro per Cuoco sulla tre quarti, per Cuoco sulla destra per Dadalt, Dadalt all'indietro per Esposito, azione manovrata della Fragolese, Esposito per Virgilio, Virgilio per Aracri, Aracri all'indietro per Manzi, Manzi per Forte, facendo correre un po' il pallone e anche gli avversari, per Cuoco in avanti per Sowe, anticipato di testa da la difesa della Nocerina, Aracri servito nel cerchio di centrocampo da Virgilio, palla dentro per Longo, la sponde di Longo all'indietro, non si chiude l'1-2 con Esposito, riparte la Nocerina, poi c'è il fallo, c'è il fallo alle spalle di Mincica di Esposito, qua graziato dall'arbitro Francesco perché il fallo è stato reiterato. Fallo tattico per fermare la ripartenza della Nocerina, ci poteva stare un giallo, l'arbitro non era dello stesso avviso, si continua con la Nocerina in possesso palla. 33° minuto di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 il risultato fuori della Fragolese, Nocerina che prova a venire in avanti ma rincula di qualche metro con Baldè che serve all'indietro per Recchia, Recchia per Magri che porta il pallone
in avanti. Magri, la sventagliata di Magri alla ricerca di Baldé. Questa volta è buono il rilancio di Magri. Baldé fermato da Cordato, che poi lo supera e serve Achille Aracri. Aracri, serie di finte, serve all'indietro ancora per Cordato. Pallone per Esposito. Esposito che allarga il gioco per Percuoco, che ha metri a disposizione. Esposito poi contratto alle spalle da Mancino, non è irreprensibile nell'appoggio. Pallone che termina direttamente in fallo laterale. Con le mani sarà Garofalo a rimettere il pallone in gioco dalla sinistra. Per quanto riguarda l'attacco della Roceria, siamo nella metà campo rosso-nera all'altezza della panchina occupata da Favasuri, che è sulla linea di laterale dando informazioni a Mancini. Fa laterale battuto, recupera palla alla Fragolese con Forte che anticipa Scaringella. Forte che ha subito un colpo al basso ventre, si accascia al suolo, mette fuori il pallone Provitolo. Francesco Nocerina, che ha avuto l'occasione di pareggiare con Scaringella in quell'azione di calcio d'angolo, ma che al netto di tutto non è stata capace di creare una manovra offensiva pericolosa per la porta difesa da Provitolo. Merito anche di una Fragolese che quando si difende anche con un po' con tutti i suoi uomini, tornano a difendere ad Acri, tornano a difendere da D'Alto. È una squadra che si sa chiudere bene gli spazi. La Nocerina fa fatica a trovare la via dell'area di rigore dei padroni di casa, quindi tanto tanto merito ai padroni di casa, che potevano anche legittimare il vantaggio con la traversa colpita da Longo. C'è anche da precisare che non ha avuto grandissimi tiri in porta il portiere Recchia, che è stato capace di creare praticamente in coppia con Magri la sfortunata azione che ha portato al vantaggio della squadra di Afragola, che comanda la gara per 1-0 grazie alla rete messa a segno, o meglio all'autogol messo a segno da Magri al 13° del primo tempo. Il gioco è ancora fermo, i calciatori ne hanno approfittato per dissetarsi. Ci sarà una rimessa con le mani per la Nocerina, c'è l'incica sulla sfera. Capitan Garofalo restituisce il pallone ai padroni di casa. 36 minuti nel corso del primo tempo. 1-0 il risultato qui dal gobbato di Pomigliano. Si riparte dalle retrovie, nessun problema per Forte, che è rientrato già in posizione. A Fragolese che viene in avanti sulla sinistra con Aracri. L'appoggio di Aracri per Virgilio. Manzi, buona l'azione di pressing della Nocerina, che costringe la Fragolese a giocare nelle retrovie. Commette fallo però Mancino, calcio di punizione in favore della squadra di casa. Manzi prova avanti per Sowe, che in qualche modo riesce a toccare, non ad aggirare De Marino. L'ultimo tocco è di Sowe, l'arbitro gli dà due passi, decreta fallo di fondo, ma tutto da Recchia subito per Manzi. Magri, il pallone avanti per Scaringella. Forte salta più in alto di lui, pallone che rimane lì, recupera la sfera per un attimo la Fragolese con Esposito su Mancino. Palla che termina in fallo laterale prontamente abbattuto da Garofalo. Baldé, Mincica, posizione centrale, pallone sulla destra per Chietti, costa la tre quarti di Chietti sul secondo palo, fa buona guardia per Cuoco che tocca il pallone, la tocca però in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina per la Nocerina, dalla destra di Provitolo, con il sinistro ad uscire si porta Garofalo, pallone sul secondo palo, mette fuori la difesa della squadra di casa. Recupera la sfera la Nocerina, palla per De Marino sulla sinistra per Mancino all'indietro per Recchia, si alza la linea difensiva della Fragolese. Recchia cede palla al limite dell'area De Marino, il rilancio lungo di De Marino, palla troppo lunga per tutti, arriva direttamente fra le braccia di Provitolo, che serve prontamente Virgilio.
il giro sulla sinistra per Aracri, un'occhiata in avanti di Aracri, palla in profondità per Sowe, l'aggancio di Sowe, spalle alla porta, rincula di qualche metro, serve all'indietro per Virgilio, Virgilio ancora per Sowe, Sowe sulla sinistra per Achille Aracri, il problema di tornare sul destro, Aracri all'indietro per Virgilio, pallone indietro per Cordato, Cordato supera un avversario al limite dell'area, l'1-2 che non si chiude con Esposito, fa buona guardia Romeo, palla che termina sul fondo, nulla di fatto per questa azione offensiva della Fragorese, 38 minuti 25 secondi, 1-0 il risultato maturato qui al Gobbato, l'autorete di Magri al 14° minuto, Nocena che gioca nelle retrovie, il pallone complicato di Basanisi per Recchia, questa volta Recchia se la cava bene, palla in avanti, forte e Scaringella non arrivano sul pallone, ci arriva Manzi, recupera la palla la Fragolese con Percuoco, segue la linea mediana, prova a dar profondità alla manovra, trova Basanisi, palla per Chietti, anticipato alle spalle da Lacri, cerchio di centrocampo, un'occhiata in avanti, palla per Dadalt, di testa lo anticipa Garofalo, recupera palla Esposito al limite dell'area, allarga il gioco per Dadalt sulla destra, Dadalt all'indietro per Aracri che evita l'intervento di Balde con una finta, lo aggira limite dell'area, palla dentro di Aracri per Longo, pallone troppo lungo e si riscatta parzialmente Recchia con un'uscita bassa da anticipare l'avversario, De Marino in possesso del pallone, 40° minuto di gioco, a Fragolese 1, Nocerina 0, Recchia, rilancio lungo di Recchia per lo scatto di Chietti anticipato, rimette in avanti la difesa della Fragolese, recupera palla Mancino, il pallone sulla sinistra per Mincica, pallone troppo forte, Mincica non riesce a controllare e pallone che termina in fallo laterale con le mani, Cordato per Aracri, fermato Aracri da Mancino, il pallone all'indietro per De Marino, De Marino in possesso della sfera, non sa chi darla, Romeo, Basanisi, De Marino, Magri innescato sulla sinistra, si ferma Magri, serve De Marino per via centrale, la pressione di Sowe, De Marino allarga sulla destra per Romeo, Romeo in profondità per Chietti, non si chiude l'1-2 con Romeo, recupera palla Aracri, Cordato si accentra, serve sulla destra per Cuoco che ha metri a disposizione, prova a sfruttarli, arriva su di lui Balde per Cuoco, il pallone è il traversone dalla tre quarti, arriva direttamente fra le braccia di Recchia che si innesca subito Romeo, Romeo per Basanisi in verticale per Mincica, Mincica che fa scivolare il pallone in avanti, Provitolo senza pensarci su due volte rimette il pallone in avanti per Sowe che lotta con Magri, va giù Sowe, l'arbitro dice che è tutto regolare, Garofalo 1-2 con Balde, Garofalo palla dentro per Mancino, forte, alza il campanile, poi Mincica, un gran pallone per Scaringella che supera il portiere ma è tutto vanificato dalla bandierina del signor De Gregorio che si è alzata a decretare un fuorigioco che ci poteva stare assolutamente. Sì, bel gesto tecnico di Scaringella che era effettivamente troppo sola, con uno scavetto ha superato il portiere Provitolo in uscita, ma tutto vanificato dalla posizione di fuorigioco dell'attaccante rossonero. In questo momento però è Sowe nell'auto di sinistra dell'attacco della Fragolese, cede indietro per Aracri, Aracri mette in moto un altro calciatore della Fragolese che ora è in rete già un po', però è sempre pericolosa la squadra di casa. Cordato all'indietro per Aracri che rincula, deve rinculare di qualche metro, serve però per via centrale Virgilio, Virgilio all'indietro in sicurezza per Forte, ancora Virgilio che va a riprendersi il pallone, allarga il gioco sulla destra per Percuoco, Percuoco in verticale per Dadalt, Dadalt per Virgilio in mezzo a due, riesce a districarsi, poi prova a servire in profondità per Esposito, ci mette il piedone Agostino Garofalo che mette palla in fallo laterale per Cuoco, dalla destra con le mani è pronta la rimessa in gioco, intanto si attende la segnalazione del recupero da parte dell'arbitro
Sowe lascia scivolare per Longo, subisce fallo Sowe. È giusta l'ammonizione per De Marino, calcione alle spalle a Sowe. Sowe che è andato giù, calcio di punizione dai 25 metri e ammonizione per Sowe. Questo potrebbe essere una posizione interessante per il destro di Fabio Longo e anche Achille Aracri, che ha spesso dimostrato doti balistiche niente male. 43 minuti 30 secondi sul cronometro. Calcio di punizione per la Fragolese. Ma sembra intenzionato Fabio Longo alla battuta, lui è lui che ha posizionato il pallone. Nutrita la barriera messa su D'Arecchia. Quattro uomini in barriera messi da Recchia, più uno a dar fastidio al battitore. Si attende il calcio di punizione della Fragolese, si attende il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Parte Longo direttamente in porta, alto. 44 minuti 30 secondi, nulla di fatto per questo calcio di punizione pericoloso, da posizione pericolosa per la Fragolese. Pallone totalmente fuori misura. Magri che si complica la vita, stava per complicarsi la vita. Serve il pallone indietro a Recchia, ancora Magri contrastato dagli attaccanti della Fragolese. Pallone troppo lungo, recuperato da Manzi. Alacri in verticale riesce a tenere il possesso del pallone in mezzo a due, va giù Achille Alacri. Calcio di punizione in favore della Fragolese, ed è qui in poi tutto recupero. Calcio, pallone sulla destra per Dadalt, un minuto di recupero. Secondo palo Longo, sul secondo palo il cross di Dadalt è perfetto per Longo. Longo che praticamente non vede partire il pallone, lo vede solo arrivare. Palla che termina sul fondo, parte dalle retrovie la manovra della Nocerina, con Magri che rimette il pallone in avanti di testa. Allontana per Cuoco, Basanisi prova a mettere ordine, Mincica spalle alla porta, il pallone indietro per Garofalo, Garofalo indietro per Magri, Magri sulla sinistra, sulla destra, chiedo scusa, per Romeo la sventaglia in avanti per Scaringella. Recupera palla però con calma la Fragolese, cordato, però c'è De Palla praticamente a Basanisi. Basanisi sulla destra per Chietti, la sovrapposizione di Romeo, Baldi al limite dell'area, Baldi il tiro con il piatto, la rete di Keita Baldé, che la piazza in chiusura di primo tempo. Si gira Baldé in un fazzoletto in area di rigore, apre il piattone e batte Provitolo sul secondo palo. La Nocerina che sul tramonto del primo tempo riesce a recuperare il risultato con Keita Baldé. L'arbitro decreta la fine del primo tempo e quindi la seconda frazione riparte dal pareggio di Keita Baldé, con una Fragolese che stava trovando anche la rete della seconda marcatura con Fabio Longo, che ha colpito una traversa clamorosa. Nocerina che è venuta in avanti, ha trovato una difesa della Fragolese disattenta, trovando il pareggio con Baldé, che ha fatto davvero davvero un gran bel gol, Francesco. Una Nocerina che in chiusura di primo tempo ha dato il colpo di coda decisivo. È un gol bellissimo quello di Baldé, più per la precisione chirurgica del suo tiro che per il resto, ma è una Nocerina che trova un quasi insperato pareggio qui al Gobbato. Ma prima di commentare quelli che sono stati i primi 45 minuti di questa sfida, io lascio la linea ai nostri sponsor e alla regia. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore
Trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. Prendiamo la linea dal bobbato di... Lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. La gara tra studio dentistico Mona Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Mona Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Riprendo la linea dal gobbato di Pomigliano d'Arco, dove si sta disputando il primo tempo della sfida tra Fragolese e Nocerina. Risultato maturato un po' a sorpresa, questo 1-1 arrivato sul filo dell'ultimo secondo della prima frazione di gioco. Accanto a me Domenico Pessolano, come sempre, per commentare questi primi 45 minuti. Sì, ciao Francesco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Carmine Picella, a tutti i nostri ascoltatori. È stato un primo tempo in cui, diciamo, non ci speravamo più a un certo punto. La Nocerina ha sofferto tantissimo le sortite offensive della Fragolese, che è passata in vantaggio con un gol davvero paradossale. È impensabile onestamente subire un gol in questo modo con il portiere della Nocerina Recchia, davvero desolante nel suo intervento sul colpo di testa di Magri, altrettanto desolante, perché non ci dimentichiamo che alzare un campanile di quel genere sul lancio delle retrovie, comunque apparentemente innocuo, è davvero un qualcosa che raramente si vede, si può vedere a questi livelli. Comunque siamo in quarta serie, è vero, non è sicuramente il calcio champagne, ma non è neanche, non deve essere neanche quello che stiamo vedendo, soprattutto a detta di qualcuno che ancora oggi dice che la Nocerina può vincere il campionato. E soprattutto queste cose non si dovrebbero assolutamente vedere né concepire. Dunque, a parte questo, è una Nocerina comunque che non è stata del tutto negativa in questa prima frazione. Credo che sulla falsa riga di Casarano sia venuta fuori comunque forse il vero marchio di fabbrica di questa squadra, che è il pressing. La Nocerina è una squadra che comunque, soprattutto a centrocampo con Basanisi, Mancino e Chietti, ha trovato una quadra interessante, una squadra che comunque non fa ragionare oltremodo gli avversari. La Fragolese poteva prendere in mano le redini del gioco dopo il gol dell'1-0, non ci è riuscito. Nonostante questo, comunque la squadra di casa, grazie chiaramente alla qualità di giocatori come Sow e come soprattutto Fabio Longo, è andata più volte vicino al raddoppio. Basti pensare alla traversa colpita da Longo al 31esimo minuto. Rossoneri che alla fine sono stati bravi a tenere botta, a resistere, a superare comunque il momento critico e poi a trovare questo colpo da biliardo di Keita, di Balde alla fine del primo tempo, che ha comunque consegnato alla Nocerina il gol del pareggio, un pareggio che forse ai punti non era del tutto meritato, però è figlio infine di un atteggiamento che è positivo, quello da parte dei Molossi, un atteggiamento comunque di una squadra che non si è persa d'animo, non ha smesso di giocare e comunque ha ribattuto colpo su colpo cercando di rendersi pericolosa. Chiaramente le differenze dal punto di vista tecnico e anche fisico a volte si sentono, soprattutto in attacco, ma la Nocerina ha fatto comunque quello che poteva contro una delle squadre comunque sulla carta più forti di questo girone. Prima di passare la linea
Anello Marmo, comunque sottolineo un po' la, il neo di giornata più grande che il giocare a porte chiuse questa, questa sfida qui su uno stadio, in uno stadio comunque da a suo modo importante, perché lo stadio del è uno stadio che ospita la Serie A femminile tutta ogni fine settimana. Sinceramente non ci aspettavamo questo provvedimento, non se l'aspettava nessuno, è stata un po' una decisione presa in extremis che ha tenuto comunque anche la Nocina lontana dalla città di Afragola, la città di casa di questa, della squadra che stiamo affrontando oggi, che, la cui presentazione la trovate sulla nostra rubrica Nocerina on the road, pubblicata questa settimana, pubblicata ogni volta che la Nocerina gioca in trasferta, per affinché appunto tutti i nostri lettori possano saperne di più sulle città, sui luoghi che ci ospitano, sulle loro bellezze. Per chiudere su Afragola ci sarebbe davvero tanto da dire, a partire dalla stazione di Napoli Afragola, considerata, progettata nel 2003 dall'architetta Zadidi e completata nel 2017, e potremmo dire, come appunto affermato, sostenuto da testate come la CNN e la BBC, che questa è una delle stazioni più importanti del mondo, una delle stazioni più all'avanguardia, migliori del mondo. Ma non è solo questo, a Afragola non è solo questa grande astronave che è stata costruita agli esordi del XXI secolo, lo è anche per il suo centro storico tipicamente in stile barocco napoletano, con la Basilica Minore di Sant'Antonio da Padova, che rende questa città anche gemellata con la basilica, l'omonima basilica presente a Padova, che appunto hanno fatto sì che la città di Afragola diventasse anche la cosiddetta Padova del Sud. Ecco, detto questo, godetevi, non perdetevi la rubrica Nocerina on the road, e passo la parola a Nello Marmo per un'ulteriore analisi alla fine di questo primo tempo. A te, Nello, e forza Molossi. Grazie Domenico, e un caloroso saluto a tutti voi che ci state seguendo da casa. Cosa dire? Innanzitutto, ancora una sconfitta per il calcio, visto, come ha detto il collega Domenico Pessolano, partita a porte chiuse. Ogni qualvolta una gara di calcio viene disputata a porte chiuse, è sempre una sconfitta per questo sport. Ritornando alla prestazione della Nocerina questo pomeriggio, cosa evidenziare? La squadra era partita anche abbastanza bene, ha cercato nei primissimi minuti di dire subito la sua, però, come è successo domenica scorsa a Casarano, anche qui solita indecisione, chiamiamola così, difensiva, protagonista ancora una volta Magri, non me ne vuole male il difensore Molosso, però domenica su un suo errore nell'intervenire il Casarano si portò in vantaggio. Oggi, diciamo, più che altro un suo passaggio all'indietro, un suo intervento di testa con pallone spedito verso Orecchia, da quest'ultimo non viene trattenuto da poi avrete modo anche di osservare dalle immagini di forzanocerina.it, Recchia non è stato ostacolato da nessuno, non ha trattenuto semplicemente il pallone tra le mani, facendolo finire alle proprie spalle, quindi resta comunque l'ennesimo errore difensivo che sta un po' caratterizzando questa Nocerina in queste prime 6 giornate di campionato, e la squadra Molossa è andata sotto, poteva addirittura raddoppiare in più di un'occasione la Fragolese con Longo, fortunata la squadra rossonera che si è salvata con la traversa. Merito della Nocerina è quello di averci provato fino al 46esimo. La squadra Molossa, anche se in maniera alquanto confusionaria, non con un gioco brillante, con una manovra brillante, è riuscita poi al 46esimo a trovare il gol del pareggio con una bellissima conclusione raso terra di Balder, suo primo gol con la maglia della Nocerina, dopo che i Molossi avevano recuperato un buon pallone a centrocampo. Nota positiva, come anticipato dal collega Pessolano, è il pressing che la Nocerina ha adottato in questa prima fase di gara. Certo, c'è da migliorare, forse saremo ripetitivi, ma manca qualcosa a questa squadra.
un attacco che comunque non influisce chissà in che modo, però per fortuna oggi Bard è riuscito a pareggiare le sorti almeno nel primo tempo. Speriamo bene per i secondi 45 minuti. Io nel frattempo lascio la linea alla regia e facciamo partire i nostri sponsor. Grazie, grazie Nello. Adesso recupero un attimo. Scusate, ma siamo tutto in diretta. Linea agli sponsor che ringraziamo sempre. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Ritorniamo in cronaca diretta per raccontarvi i secondi 45 minuti di Afragolese Nocerina dopo il lampo di Mamadou Baldé, errore mio a chiamarlo Keita, magari. C'è Fabio Longo sul pallone pronto a far ricominciare le danze per questa seconda frazione. Sarà la Fragolese a giocare il primo pallone della ripresa con la Nocerina che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione di commento qui nella tribuna del Gobbato. Tende il fischio dell'arbitro che si sincera con gli assistenti che tutto sia regolare per lo svolgimento della gara. Secondo tempo che parte in questo istante con Forte imbeccato da Longo, il pallone lungo di Forte verso Sowe che commette fallo su Romeo. Calcio di punizione per la Nocerina. Samuele Romeo che ha subito un colpo al volto ma sembra essere subito rientrato il problema per lui. Romeo servito da De Marino, il rilancio in avanti per lo scatto di Scaringella, alza il campanile il difensore della Fragolese, poi il contrasto vinto da Cordato con Baldé, pallone per Aracri all'indietro per Cordato, anzi per Esposito di esterno a servire Cordato sulla sinistra, l'1-2 con Aracri che viene in mezzo a un paio di avversari in avanti, al limite dell'area Aracri, serve Longo che non riesce a controllare, pallone rimesso in avanti, Baldé lo riesce ad addomesticare, poi serve per via centrale Scaringella che addomestica la sfera, in avanti Mancino, recupera il pallone alla Fragolese che mette ordine con Esposito direttamente all'indietro per Provitolo con calma serve Manzi in orizzontale per Forte che evita l'intervento di un avversario, il pallone per Sowe, la sponde sulla destra per Dadalt, all'indietro il pallone per un compagno di squadra, serie di batti e ribatti, Dadalt viene fuori, palla al piede, cerchio di centrocampo, allarga il pallone sulla sinistra per Cordato che arriva di gran carriera, di fronte a lui c'è Baldé, prova a saltarlo, Baldé lo ferma e riparte nell'azione. Baldé palla in avanti per Scaringella, il pallone è buono, esce in quei piedi Provitolo, pallone in avanti per Aracri, arriva De Marino che di petto mette palla in fallo laterale con le mani, Aracri dalla sinistra è pronto alla rimessa in gioco, serve Sowe, lascia sfilare, Sowe allarga il gioco per Dadalto sull'out di destra, gli si fa incontro Mancino,
serve sulla destra per Cuoco. Per Cuoco prova a guadagnare il fondo, il cross al centro, mette fuori Magri, recupera la sfera per un attimo la Fragolese, ancora Magri in avanti per Scaringella, di testa Scaringella, lascia il pallone lì a Mincica, poi Basanisi che perde un attimo di troppo, arriva un fallo su Scaringella di Virgilio, calcio di punizione in favore della Nocerina. Francesco, 2 minuti 35 secondi nella ripresa, 1-1 il risultato, le due squadre sono entrate cariche per questo secondo tempo. Sì, è carica la Fragolese, è carica la Nocerina, rinvigorita dal gol davvero allo scadere della prima frazione di gioco. Baldè ha rimesso in gioco la formazione rossonera, che ora viene in avanti con lo stesso Baldè, che recupera palla al limite dell'area. Siamo sul spigolo destro dell'area di rigore della Fragolese, il tentativo di servizio al centro per Scaringella, ribatte tutto la difesa dei padroni di casa. Mincica recupera la sfera, poi è Mancino che va giù, l'arbitro dice che è tutto regolare. Aracri evita l'intervento di Chietti, sempre sulla sinistra Fabio Longo, Longo che si accenta, palla sul destro per vie centrali ad Esposito, posizione di tiro, Esposito serve sulla destra da Dalti in area di rigore, da Dalti il cross al centro, Longo di testa va a saltare, poi va giù, il pallone arriva ad Aracri, reclamano un rigore quelli della Fragolese, solo calcio d'angolo per la formazione di casa. Aracri sul punto di battuta dalla destra di Recchia, potrebbe andare alla battuta con il destro a rientrare, lì a pochi passi c'è anche Cordato che potrebbe essere servito da Aracri, due sul pallone, Cordato lascia il pallone ad Aracri, ferma tutto però l'arbitro richiamando i calciatori di entrambe le squadre, rei di reciproca scorrettezza. Due sul punto di battuta per la Fragolese, si attende il fischio dell'arbitro, parte il fischio dell'arbitro, si allontana Cordato, parte Aracri, palla sul primo palo, Sow è anticipato in calcio d'angolo, altro corner dalla bandierina, altro tiro dalla bandierina per la Fragolese, sul pallone sempre Aracri e Cordato lì a pochi passi. Parte Achille Aracri, palla sul secondo palo, Recchia respinge coi pugni, poi Scaringella perfeziona il disimpegno in avanti, alla caccia del pallone c'è Esposito che di testa per evitare problemi, anzi si trattava del numero 17 per Cuoco, per evitare problemi l'ha messa in fallo laterale subito battuto dalla Nocerina con Baldè per Mincica, poi dritto per Baldè che si vede uscire sui piedi a valanga Provitolo, palla che rimane lì, fallo laterale in attacco per la Nocerina. Dalla destra si porta Samuele Romeo con le mani alla battuta, la rincorsa lunga di Romeo, battuta corta per Mincica, pallone che rimane sulla destra, indietro per De Marino, cross sul secondo palo dove c'è Scaringella che non riesce a controllare, ma Scaringella è terminato in posizione irregolare di San Punto di mister Bitetto, che con le mani in tasca scuote la testa davanti alla propria panchina. Fallo di fondo battuto corto per Manzi che viene davanti, palla al piede, Manzi per Forte, ancora per Manzi, 6 minuti sul cronometro in questa seconda frazione, 1-1 il risultato, in avanti per Sowe che di petto appoggia per Aracri, Aracri all'indietro per Virgilio, Virgilio allarga il gioco sulla destra per Dadalt, l'aggancio di Dadalt, la sponda volante per Esposito, Dadalt il cross al centro, Longo riesce ad arrivare sul pallone ma quando lo stesso oramai era in fallo di fondo, quindi nulla di fatto per questa azione offensiva della Fragolese. E in arrivo alla prima sostituzione della gara mentre la Nocerina batte il fondo, pallone per Basanisi all'indietro per Garofalo,
lungo il pallone di Garofalo per Baldé, lo anticipa forte che fa ripartire l'azione della Fragolese. Aracli nel cerchio di centrocampo, evita Chietti, serve in avanti per Longo, di testa mette fuori la difesa della Nocerina, recupera palla Aracli, fermato da Mancino. Basanisi, palla in verticale per Scaringella che in qualche modo riesce a controllare la sfera, serve corto per Chietti, Chietti dentro per Baldé, pallone troppo lungo direttamente fra le braccia di Provitolo che innesca subito Franco Dadalt sulla destra. 1-2 con Esposito, Dadalt all'indietro per Cuoco, forte, cerchio di centrocampo per Virgilio, ancora all'indietro per Forte. Recupera la sfera la Nocerina sul rilancio di Forte. Palla dentro subito per Chietti. La corsa di Chietti però. Pallone fuori misura direttamente fra le braccia di Provitolo. Protetto nella sua uscita da Manzi. Provitolo che serve subito per Forte. Pallone sulla destra per Percuoco. Può venire avanti in azione manovrata la Fragolese cercando il varco giusto. Tiene bene il campo la Nocerina. Manzi. Forte. Rilancio in avanti di Forte per Longo, di testa non ci arriva, palla che va in avanti, recuperata dalla difesa della Nocerina, Baldé, 1-2 volante con Mancino, Baldé si esibisce in elegante palleggio, pallone per Mancino, sulla sinistra per Garofalo, cross dalla tre quarti di Garofalo in area di rigore, Manzi non ci arriva, ci arriva, Cordato ma male, recupera palla Mincica in area di rigore, serie di finte, cross dalla destra, metti fuori la difesa della Fragolese. Soue di testa in qualche modo, Esposito davanti per Fabio Longo. Longo il contrasto con Garofalo, poi recupera palla la Nocerina, ma solo per un attimo. Esposito aggira un avversario, serve Aracri, si rialza Longo, Aracri al limite dell'aria, serve la corrente, Cordato, pallone troppo lungo che Cordato però riesce a tenere in campo, va giù Cordato. Calcio di rigore per la Fragolese. Ingenuo Samuele Romeo, ingenuo. Ingenuo Romeo che si fa rubare palla sulla linea di fondo. Da Cordato, al minimo tocco, Cordato è andato giù. L'arbitro lì a due passi. Ha decretato calcio di rigore per la Fragolese quando siamo giunti al 9 minuto e 30 secondi sul cronometro. Sì, ingenuo Samuele Romeo a regalare un calcio di rigore alla formazione di casa. Sarebbe da rivedere l'azione, ma l'arbitro di a due passi non ha avuto dubbi. Sul dischetto c'è Fabio Longo, potrebbe essere l'occasione per il riscatto di qualcuno, non lo sappiamo. Minuto numero 11 in questo istante, undicesimo in questo istante. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di rigore sulla palla. C'è Romeo, chiedo scusa, Longo. Fabio Longo contro Paolo Recchia. Generalmente Longo non fallisce i calci di rigore. La rincorsa di Longo è breve. Recchia prova a distrarre l'esperto attaccante della Fragolese. Parte fisico dell'arbitro, parte Longo, il tiro, la rete, intuisce il lato, ma il rigore di Longo ad incrociare con il destro era imparabile. Si riporta in vantaggio la Fragolese al 12° minuto del secondo tempo. Intanto c'è sempre una sostituzione da effettuare per la Fragolese. Si ripartiva con la Fragolese in vantaggio, esce dal campo Soue, al suo posto Vincenzo Casonaturale. Dentro qualità, fuori fisicità. Si riparte con sul pallone la Nocerina che deve di nuovo riacciuffare il match. Sul pallone c'è Mincica.
incica all'indietro per Basanisi, si riparte, pallone sulla sinistra per Garofalo, palla dentro di Garofalo, mette fuori per Cuoco, recupera palla Basanisi, recupera la sfera invece la Fragolese, caso naturale di testa, tocca il suo primo pallone e lo mette in fallo laterale. Nocerina che riparte con un fallo laterale dalla linea di centrocampo, battuta all'indietro per Magri, Garofalo, Magri, 12 minuti 20 secondi, a Fragolese in vantaggio con il rigore di Fabio Longo. Intanto si gioca a centrocampo, Esposito subisce fallo da Chietti, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, caso naturale, salta secco Magri che lo stende, calcio di punizione per la formazione di casa. Genina che si è complicata la vita sul primo gol e ha fatto altrettanto nel concedere il rigore alla Fragolese, che di questi aiuti dato ai giocatori a cui ha a disposizione non ha alcun bisogno. Manzi in avanti per Aracri, anticipato da Romeo, recupera la palla Baldè, Basanisi, Romeo all'indietro per De Marino per Garofalo in profondità per Mincica che si accentra all'altezza del centrocampo, Baldè all'indietro per Basanisi, sulla destra per Romeo, l'orizzontale per Magri nel cerchio di centrocampo che prova a suonare la carica, Magri in avanti, pallone fuori misura, recupera la sfera, caso naturale sulla sinistra per Aracri che ha metri di campo a disposizione, prova a sfruttarli, in orizzontale il pallone per Virgilio al limite dell'area, potrebbe tirare il tiro di Virgilio, apre troppo il piattone destro Virgilio, pallone direttamente in fallo di fondo, 13 minuti 50 secondi, Francesco Nocerina che sembra aver subito il colpo dopo il 2-1, dopo un buon inizio di secondo tempo, perché era ben messa in campo, era diligente, provava anche a pungere. Sì, un buon inizio di secondo tempo, ma contano solo i gol, Romeo ha fatto di tutto, nel frattempo colto in fuorigioco Scaringella, lancio lungo dalle retrovie da parte di Garofalo, contano solo i gol in questo sport. La Fragolese ne ha fatti due con un grande aiuto da parte di Romeo, che ha regalato davvero un fallo inutile per un pallone che era sulla linea di fondo, quasi ingiocabile, alla formazione di casa. Longo non si è fatto pregare, ha tirato un rigore magistrale, l'ha messo alla sinistra, alla destra del portiere rossonero nell'angolino. Nel frattempo ancora un fallo in attacco da parte di Scaringella. Uno Scaringella un po' in ombra per essere buoni in questo match. Fallo in attacco della Nocerina con la panchina di mister Favasuli che sembra essere in fermento, pronti ad entrare in campo Boersma, vediamo chi è, Talamo. La Fragolese che prova a difendersi su questa offensiva dalle retrovie, Scaringella che di tacco supera brillantemente il proprio avversario, mette fuori la difesa della Fragolese sul cross di Scaringella, palla dalle parti di caso naturale che sale in quota, prova ad innescare Longo, Magri, anzi De Marino in difficoltà, mette palla in fallo laterale, sostituzioni che si concretizzano in questo istante, Talamo al posto di Romeo, esce Alessio Romeo, entra al suo posto Talamo. Entra Boersma al posto di Mancino. Forze fresche in casa Nocerina quando siamo al 16° minuto della ripresa. Schiererà presumibilmente con una difesa a tre la Nocerina, con Garofalo, Magri e Di Marino. Tanto da Dalt all'indietro per Forte che integra il scivolato, riesce a tenere il possesso della sfera, poi c'è Percuoco che prova a spedire in avanti per Esposito, guadagnando fallo laterale in posizione d'attacco, con le mani Percuoco in avanti per da Dalt,
Esposito, anticipato da Boersma, mette fuori Manzi per Cordato, in avanti per Caso Naturale che la mette giù per Esposito, pallone sulla destra per Dadalta, ancora Esposito, posizione di centrodestra, palla in verticale per lo scalto di Dadalta, troppo lungo il pallone e termina direttamente sul fondo. 18° minuto, Nocerina 1 a Fragolese 2 qui al Gobbato di Pomigliano. Calcio di rinvio, battuto corto, dai, limite dell'area, dai. La Nocerina con Chietti prova a manovrare, Boersma, De Marino, eccoli, in avanti per Vincica, palla dentro, recupera palla forte sul rilancio, Dadalta, in orizzontale per Virgilio che cerca il centrocampo, allarga il gioco sulla sinistra per Aracri, Aracri al limite dell'area, la sventagliata sul secondo palo per Caso Naturale, di testa il pallone per Longo e la rete di Fabio Longo. Palla sul secondo palo di Aracri, Caso Naturale di testa, servito sul secondo palo Fabio Longo. Fabio Longo di testa in tuffo, ha battuto Recchia Francesco, 18° minuto della ripresa, a Fragolese 3, Nocerina 1, la doppietta di Fabio Longo. È una Nocerina che in questo secondo tempo, dopo 30 secondi buoni forse, sta facendo veramente fatica a venire fuori, complice una Fragolese che va a pressare alto la difesa rossonera, non lascia spazio ai calciatori, e la Fragolese si porta anche meritatamente sul 3-1, doppietta personale per Fabio Longo, un giocatore che quando è stato fatto il suo nome non c'era qualcuno, storto il naso. E questi sono i risultati, doppietta di Fabio Longo. Longo che si è anche ferito in occasione del gol perché ha messo la testa in un posto pericolosissimo sul piede del difensore e quindi deve ricorrere alle cure del caso, con la Fragolese momentaneamente in 10 ma in vantaggio di 2 gol. Basanisi per Garofalo sulla sinistra, Chietti, De Marino, Magri sulla sinistra per Garofalo, gli si fa incontro da Dalt, Garofalo all'indietro ancora per Magri, la pressione di Caso Naturale, Longo è pronto a rientrare in campo, Chietti nel cerchio di centrocampo sulla sinistra per Garofalo, Garofalo palla dentro per Talamo che non tocca il suo primo pallone perché è anticipato, messo in fallo laterale da Forte, subito Baldé con le mani all'indietro per Garofalo, l'1-2 volante con Baldé, si chiude con Garofalo sul fondo che va al cross, messo fuori in fallo laterale dalla difesa della Fragolese, con le mani Garofalo, la rincorsa, palla lunga in area di rigore, Talamo va giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, Caso Naturale sulla respinta della difesa riesce a trattenere il pallone, Magri lo ferma in fallo laterale, ovviamente la Fragolese quando siamo giunti al 20° minuto e 10 secondi sul cronometro in questa seconda frazione non ha alcun interesse a velocizzare le azioni di partenza. Dalla destra per Cuoco con le mani per Caso Naturale, complicato il suo controllo, all'indietro per Cuoco, palla a campanile dalle parti di Longo, lo anticipa Magri, prova a mettere ordine Esposito, non riesce a tenere il possesso della sfera, palla che termina in fallo laterale con le mani dalla sinistra per la Nocerina e Garofalo in avanti per Scaringella, palla a campanile di testa, Talamo mette il pallone per Boias, Di Marino sulla sinistra per per Baldi, chiedo scusa, pallone arriva sulla destra a Mincica, palla in verticale per Talamo, alle sue spalle Manzi, pallone indietro per Mincica, il cross al centro sul secondo palo di testa per Cuoco, tocca pallone che arriva a Scaringella che rimette al centro, si libera Baldi, si libera Baldi al tiro, parata in uscita bassa di Provitolo che poi esulta come se avesse fatto un gol, palla in fallo laterale, ci sarà una rimessa in gioco con le mani in attacco per la Nocerina, va giù Baldi, l'arbitro dice che è tutto regolare, è andato giù anche Fabio Longo, mette il pallone in fallo laterale Virgilio per consentire le cure del caso a Fabio Longo che claudicante si rialza, esce dal campo Franco Dadalt per la Fragolese, entra al suo posto Giovanni Volpicelli, ma c'è anche un'altra sostituzione
per la Fragolese. Entra Stefano Esempio, vediamo al posto di chi. Andiamo al posto di chi, presumibilmente al posto di Achille Aracri, che ha speso tanto durante questa partita. Squadra che ha qualità dappertutto, la Fragolese, anche in panchina. Esempio che va in posizione di esterno destro di difesa, esterno sinistro di difesa, si alza la posizione di Cordato. Volpicelli che si è portato a centrocampo come interno sinistro di centrocampo. Rilancio di Provitolo, decisivo in una parata bassa pochi minuti fa su Baldi. Se ribatte al limite dell'area della Nocerina, il pallone arriva fra le braccia di Vecchia, che serve sulla sinistra Garofalo. Il rilancio lungo di Garofalo alla ricerca di Talamo. Alle sue spalle c'è forte Talamo, recupera il pallone, ricula di qualche metro. Non ci sono maglie rossonere nei suoi dintorni, tiene il possesso del pallone, serve Garofalo. Talamo, lato corto dell'area di rigore sull'auto di sinistra. Baldé in un bello dribbling, libera, si libera di due avversari, viene fermato, ritorna in possesso del pallone, recupera la sfera Manzi all'indietro per Cuoco. Il rilancio di Percuoco di testa, Magri mette palla in fallo laterale. Francesco, una Nocerina che dopo il terzo gol con Baldé è andata vicina ad accorciare le distanze. Sì, Baldé ha fatto bene nel corso del secondo tempo, è l'unico che sta tentando di mettere almeno un po' in difficoltà la difesa della Fragolese. Ci è riuscito con un bel dribbling qualche istante fa, si è perso nel momento del tiro, dato anche a colpire in uscita Provitolo qualche minuto fa. Col 3-2 avrebbe potuto riaprire un po' questo match che però sembra saldamente nelle mani dei padroni di casa, anche perché a parte Baldé in attacco, Talamo è entrato da pochissimo, per carità. Intanto ancora nell'area di rigore della Nocerina la Fragolese, bravo questa volta in uscita Recchia a chiudere lo specchio della porta, un po' a valanga sull'avversario. Nocerina in avanti sul rovesciamento di fronte con Talamo tenta di trovare un compagno in area di rigore, recupera ancora la Nocerina nell'area di rigore con Scaringella, palo dell'attaccante rossonero, ma ancora in fuorigioco la sua posizione. È una Nocerina che in questo momento ha fatto quantomeno finta di provarci. 25 minuti 15 secondi sul cronometro, a Fragolese 3 Nocerina 1. Nocerina in bella azione offensiva con Scaringella, che però era oltre la linea dei difensori al momento della partenza del passaggio di Basanisi. Provato anche a tirare in porta, aveva preso il palo ma tutto era già fermo. Provitolo, il rilancio lungo dalle parti di casa naturale, sale più in alto di lui Chietti, che respinge la sfera, poi per Cuoco di testa Garofalo mette palla in fallo laterale, con le mani rimetterà in gioco forte. La rincorsa di Forte, il pallone in avanti verso caso naturale, controllato da Magri, palla che scivola via verso il fallo di fondo. Recchia mette il pallone sul punto di battuta, serve De Marino. De Marino per Chietti, il pressing alto della Fragolese non sortisce effetto. Boyers ma dall'alto di destra in avanti per Mincica, che arresta un pallone non semplice. Mincica di prima intenzione al centro verso Scaringella, mette fuori Forte che sovrasta fisicamente Scaringella, prova a venire fuori Esposito che perde palla in maniera ingenua. Chietti nel cerchio di centrocampo per De Marino. De Marino si chiude l'1-2 con Chietti, perde palla però Chietti, recupera la sfera la Fragolese, Longo per esempio palla subito dentro, anzi per Volpicelli che ha
Messo palla subito verso l'area di rigore, pallone troppo lungo, recuperato da Nocina che viene in avanti sulla sinistra con Garofalo. L'orizzontale corto per Basanisi per Chietti, al limite dell'area, Chietti, posizione di tiro contrastato, serve sulla destra Mincica, si chiude l'1-2 con Chietti, lato corto dell'area di rigore, Chietti, il cross al centro, ribattuto in calcio d'angolo, sul pallone si porta alla battuta Mincica dalla sinistra di Provitolo, con il destro ad uscire. Parte Mincica, palla sul secondo palo, palla che attraversa tutta l'area di rigore, si è recuperata dal lato opposto per Baldé. Baldé che evita un avversario, poi si lascia cadere. L'arbitro lì a due passi vede bene, non concedendo calcio di rigore alla Nocerina. Pronto ad entrare in campo per i Molossi anche Cuomo. Fallo laterale in posizione d'attacco per la Nocerina. Cuomo, doppia sostituzione. Cuomo come Valentini. Valentini al posto di Mincica. Non cambia nulla nello scacchiere tattico di Favasuli. Cuomo al posto di Chietti. Fallo laterale in posizione d'attacco per la Nocerina con Garofalo che prende una lunga rincorsa, 28 minuti 45 secondi. Parte Garofalo, palla in area di rigore, Talamo all'indietro per Basanisi, il tiro di Basanisi forse con un braccio, Volpicelli, palla che termina in fallo laterale, Boersma con le mani rimetterà il pallone in campo per Talamo, all'indietro per Boersma. De Marino, il cerchio di centrocampo, palla in verticale per Baldé, Baldé a spiovere per Basanisi, anticipato dal numero 3 Cordato, mette fuori la difesa della Fragolese, Nocerina che sta producendo il massimo sforzo alla ricerca di accorciare le distanze. Virgilio recupera la palla su Cuomo, poi va giù sul ritorno proprio di Cuomo, calcio di punizione in favore della Fragolese che può respirare, mezz'ora di gioco è già trascorsa, 15 più recupero al termine, ricordiamo il risultato maturato sinora qui al Gobbato di Pomigliano, a Fragolese 3 Nocerina 1. Esempio il rilancio in avanti per Esposito, alle sue spalle spunta Di Marino che lo anticipa, poi Di Marino allarga il gioco sulla sinistra per Garofalo che riesce a tenere il pallone in campo, a qualche metro a disposizione prova a sfruttarlo, sulle sue tracce c'è il caso naturale, Garofalo batte al centro per Cuomo, Cuomo al limite dell'area di rigore per Scaringella, anticipato da Forte, caso naturale alla caccia della sfera, pallone che arriva dalle parti di Magri dopo il tocco di caso naturale, Magri all'indietro per Recchia allarga il gioco sulla destra per Boersma per via centrale, Basanisi che allarga il gioco subito sulla destra per Talamo, difficoltoso il controllo di Talamo che tocca la sfera, pallone che gli schizza davanti e termina in fallo laterale per la Fragolese all'interno della propria tre quarti campo, con le mani dalla sinistra, esempio alla battuta lunga per caso naturale, palla che passa longo di testa, allontana la sfera per lo scatto di caso naturale, Magri sventaglia dal lato opposto come può, palla recuperata da Agostino Garofalo che va al rilancio lungo alla ricerca di Scaringella, controllato da Manzi che mette fuori, recupera palla Talamo, Manzi ancora in tackle scivolato, mette palla in fallo laterale, rimane in attacco la Nocina con Talamo che va alla battuta del fallo laterale, indietro per Garofalo, pallone ancora per Talamo sull'auto di sinistra, Talamo prova a guadagnare il fondo, serie di finte, riporta il pallone sul destro, rincula di qualche metro la sovrapposizione di Garofalo, Talamo perde palla, recupera la sfera, casa naturale che prova ad innescare sulla destra Virgilio, pallone che termina in fallo laterale, rimane in attacco ancora la Nocina, 31 minuti 30 secondi sul cronometro, all'indietro il pallone per Magri per De Marino, ancora per Magri, Garofalo sulla sinistra, un'occhiata in avanti, cross dalla tre quarti, ribattuto, recupera la palla la Fragolese con
per Cuoco, contratto fallosamente da Balde. Calcio di punizione in favore della formazione di casa con Bitetto, che non sembra contentissimo della fase di gioco che sta attraversando la sua squadra. Rilancio in avanti, Magri per Garofalo, Garofalo all'indietro per De Marino, pallone sulla destra per Boersma, Boersma per De Marino, in orizzontale per Magri che viene in avanti, palla al piede, Magri allarga il gioco sulla sinistra per Garofalo, cross dalla tre quarti di Garofalo, Manzi di testa anticipa tutti, mette fuori, va giù Volpicelli, recupera la palla Basanisi, Basanisi per Scaringelli in area di rigore, perde palla Scaringelli, la recupera, poi la perde in mezzo a tre, viene fuori la Fragolese in azione di rimessa, caso naturale, un orizzontale per Esempio, fermato ancora la Nocerina con Valentini sulla destra, in verticale per Talamo che arriva sul pallone, ha problema di girarsi, Talamo la mette al centro, troppo lento, basso e sul portiere, consentendo un facile intervento a Provitolo che si accartoccia sul pallone e perde anche qualche secondo prezioso. Quando siamo arrivati al 33esimo minuto di gioco, i secondi sono 15 e il risultato maturato qui al Gobbato di Pomigliano è di 3-1 per la Fragolese. Francesco, un 3-1 che non ammette repliche. La Fragolese forse ha raccolto anche a livello di gol qualcosina in più rispetto a quello che ha creato, ma dall'altra parte c'è una Nocerina che è davvero incapace di produrre qualsiasi tipo di azione offensiva, se si escludono i due fuorigiochi, ma erano fuorigiochi di Scaringella, e un paio di azioni sporadiche di Baldè, quella che ha portato a gol e quella che avrebbe potuto accorciare le distanze qualche minuto fa. Bisogna fare molto di più quando si viene su questi campi. Intanto parte in contropiede la Fragolese con l'esterno di Volpicelli, l'esterno di Volpicelli a servire sulla corsa Longo che era in posizione irregolare di partenza, pallone che è arrivato però fra i piedi di Recchia, la Nocerina che però prova a venire avanti con Scaringella, indietro per Garofalo, Scaringella sulla sinistra, pallone sul destro, il pallone indietro per Basanisi, Basanisi dentro per Baldè, palla che rimane al limite dell'area, mette fuori forte per la difesa della Fragolese, Boersma per Cuomo, la battuta del fallo laterale, Cuomo dalla tre quarti, una via di mezzo fra un tiro e un cross, pallone che termina direttamente sul fondo con Provitolo che sembrava essere sulla traiettoria. 35esimo, 10 più recupero al termine di questa gara che vede la Fragolese in vantaggio per 3-1. Bitetto continua ad indicare ai suoi cosa debbono fare, stessa cosa fa sulla panchina opposta Favasuli. Il rilancio di Provitolo, caso naturale, anticipato da Magri, Basanisi al controllo, forse con un braccio, l'arbitro lascia correre, il pallone sulla destra per Valentini che ha il problema di stoppare, ci riesce, pallone messo in fallo laterale dalla difesa della Fragolese, Boersma, Cuomo sulla destra, il cross al centro, mette fuori ancora la difesa della Fragolese, Magri accenna un intervento difensivo, poi lo perfeziona in modo diverso, pallone all'indietro per Recchia che serve di nuovo Magri, libero di manovrare, pallone sulla sinistra per Garofalo, palla dentro di Garofalo per Talamo, Talamo il cross al centro, un pallone forse colpito con un braccio da un calciatore del Pomigliano che per poco non batteva un incerto Provitolo che era uscito a metà strada. Si è risolto tutto con un calcio d'angolo in favore della Nocerina, ma reclamano a gran voce il rigore i calciatori di Favasuli. Calcio d'angolo dalla destra di Provitolo, con il sinistro ad uscire si porta sulla battuta Agostino Garofalo, parte Garofalo, palla al centro dell'area di rigore, palla che rimane lì, mette fuori Manzi dalle parti di Boersma che alimenta l'azione offensiva, poi è caso naturale di testa ad allontanare la sfera, Cuomo la alza a campanile dalle parti di Talamo che commette fallo su caso naturale, l'arbitro lascia correre, forte, la mette giù per Esposito, palla per Cuoco sulla destra, per Cuoco lungo il pallone per Esposito che prova nello scatto a tenere il pallone in campo, recupera un fallo laterale in posizione d'attacco giocando di spalla su De Marino,
d'esperienza Esposito. Abbiamo saputo in viva voce dal presidente della Fragolese quanto guadagna Esposito. Non ve lo diciamo per privacy. Fallo laterale in posizione d'attacco per la Fragolese, dalla destra con le mani. La battuta, Esposito in mezzo a due, perde palla, la recupera Cuomo, viene in avanti Baldé, brucia sullo scatto Virgilio che allarga l'alettone, lo mette giù, anzi trattava di Forte che allarga il braccio, lo mette giù, subisce fallo Baldé e l'ammonizione del difensore della Fragolese. Calcio di punizione, gioco ancora fermo, si prospetta un'altra sostituzione per la Fragolese. Calcio di punizione battuto all'indietro per Recchia, che manovra con i piedi all'esterno della propria area di rigore. Recchia sulla destra per Boersma svirgola il pallone che termina direttamente in fallo laterale. Il tentativo di servire in verticale Valentini. Sveste la casacca Mancino. Mancino per la Fragolese, però esce. Vediamo di chi prende il posto, di Virgilio. Esce un 2002, entra un 2002. Si riscalda nella Fragolese anche l'ex paganese Michele Murolo. Fallo laterale per la Fragolese che riparte dalle proprie tre quarti con le mani in avanti, esempio dalle parti di Caso Naturale. Pallone per Longo, allarga il gioco per Volpicelli sulla sinistra. Volpicelli si libera di Cuomo con una finta, Cuomo che poi su di lui commette fallo, calcio di punizione. Fallo invece che era fallo laterale, chiedo scusa, si era portato il pallone oltre la linea Mancino. Fallo laterale battuto, pallone che arriva dal lato opposto a Garofalo, il lancio lungo di Garofalo alla ricerca di Talamo controllato alle spalle da Manzi, prova a guadagnare il fondo, fa buona guardia su di lui Manzi, Talamo se ne libera, guadagna il fondo, cross al centro sul primo palo, Forte la svirgola e la mette in calcio d'angolo. Dalla destra con il sinistro ad uscire, dalla destra di Provitolo con il sinistro ad uscire, si porta alla battuta Garofalo, intanto esce Manzi al posto di Murolo, intanto il calcio d'angolo è stato battuto con Provitolo che ha difeso bene la sua porta dall'intervento di un attaccante rossonero, un attaccante da parte di Magri addirittura, che era andato a saltare sul calcio da fermo. Entra Murolo al posto di Manzi, invitato dall'arbitro a lasciare il campo dal lato degli spogliatoi e non a raggiungere il compagno al centro del campo. Cambio effettuato in questo istante dalla destra di Provitolo, di nuovo Agostino Garofalo con il sinistro ad uscire. Fischio dell'arbitro, la rincorsa di Garofalo in area di rigore sul primo palo, ci mette la testa Talamo, pallone che si alza troppo sulla porta, difesa da Provitolo. 41 minuti di gioco, 4 più recupero al termine, a Fragolese 3, Nocerina 1, Francesco. Poi vedi la panchina della Fragolese, esce Manzi, entra Murolo e ti spieghi tante cose. Sì, sicuramente, ma l'abbiamo detto tante volte, una squadra. Intanto ha ammonito il portiere della Fragolese per aver perso tempo su questo rinvio. Doppio vantaggio a 4 minuti dalla fine. Sembra davvero inutile perdere tempo, anche se la Nocerina qualche istante fa ci ha provato con Magri che di testa direttamente sul cross di Garofalo sull'angolo ha tentato di mettere in difficoltà Provitolo, centrale la sua conclusione, nessun problema per l'estremo difensore dei padroni di casa. Nocerina che cerca ancora di venire in avanti, ma
A centrocampo c'è un abisso tra le due squadre, assolutamente un abisso. Obiettivi diversi. L'obiettivo sarebbe di vincere il campionato, da come ha detto il presidente, una squadra che ci può riuscire, ci deve provare, ma oggettivamente sembriamo molto 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 lontani da questa possibilità. Fragolese che viene avanti sulla sinistra con Polpicelli che in mezzo a tre si libera degli avversari, caso naturale, il cross al centro colpito da colpito Boers, ma sul fianco libera la difesa della Nocerina, poi c'è il fallo di Murolo di mano evidente. Con gioco fermo è rimasto a terra dopo lo scontro con Scaringella un calciatore della Fragolese. Murolo aveva schiacciato praticamente il pallone, ci poteva passare il cartellino giallo. Intanto Nocerina fa battere Garofalo, due più recupero al termine, Garofalo per Magri che è passato a fare il centravanti. Pallone in avanti per Longo dopo la respinta sul calcio di punizione. Magri ritorna in posizione, guadagna un fallo laterale in attacco alla Fragolese. Giocala, giocala! Battuto il pallone in avanti, Magri controlla, libero da marcature, rilancia in avanti verso Scaringella che deve vedersela con Murolo. Riesce a girarsi Scaringella, perde palla poi calciatore della Nocerina, rimette in avanti la difesa della Fragolese. Fabio Longo al limite dell'area, se ne difende di Longo, arriva Polpicelli, entra in area di rigore, servito lungo da Fabio Longo. Stella! No, il laterale! Il pallone che è terminato in fallo laterale. Fallo laterale per la Nocerina con la Fragolese che rimane lì per impedire alla Nocerina di avanzare. Boersma, l'1-2 con un compagno. Boersma, Polpicelli rimette in avanti. Caso naturale all'indietro per Longo, anticipato da Magri, che mette sulla sinistra per Garofalo. Garofalo in avanti per Basanisi, che ha metro a disposizione. Serve in avanti Scaringella, fermato in tackle scivolato da Murolo. L'ultimo tocco è stato di Murolo, fallo laterale in attacco per la Nocerina. Balde all'indietro per Murolo, per Scaringella. Balde palla in area di rigore, Scaringella di testa la gira verso la porta, bravo Provitolo, attento a distendersi alla sua destra ed evitare alla sfera di entrare in rete. Quando siamo giunti al 45esimo minuto, di qui in poi tutto recupero, aspettiamo la segnalazione. 4 minuti di recupero, rilancio lungo di Provitolo dalle parti di caso naturale, messo giù in maniera forse fallosa da un avversario, l'arbitro lascia correre, Esposito al limite dell'area per caso naturale che di tacco si libera di un avversario, palla al lato opposto, la Fragolese che viene in avanti in massa, poi viene fermato tutto dalla difesa della Nocerina, anticipato Cordato, il pallone in avanti per caso naturale, Volpicelli al limite dell'azione offensiva dove però non ci sono maglie bianche della Nocerina, palla che arriva fra le mani di Recchia che questa volta sicuro serve De Marino, sulla sinistra per Garofalo. Magri andato a fare il centravanti, Garofalo in orizzontale per Cuomo. Cuomo, il suo fendente viene fermato dalla difesa della Fragolese, forte in avanti per la corsa di Longo, pallone fuori misura, recupera palla la Nocerina con Baldè che al minuto 46 del secondo tempo, quando perde 3-1, prova a controllare il pallone con il tacco quando poteva tranquillamente controllarla in maniera più agevole, perdendo chiaramente palla. Regina che rimane in attacco con Baldè, all'indietro per Cuomo, pallone sulla sinistra per Garofalo. Garofalo punta il fondo sull'out di sinistra, si allunga troppo il pallone, riesce a tenerlo in campo, mette al centro ma è troppo debole la sfera, recuperata da Percuoco, palla poi di Esposito per caso naturale che danza sulla linea laterale, serve all'indietro per Percuoco, rilancio lungo di Percuoco per la corsa di Fabio Longo che a sua volta
solitamente in difficoltà Cuomo, che controlla il pallone con il braccio e concede calcio di punizione in attacco alla Fragolese. Giocatori come Fabio Longo mettono timore, mettono paura solo con la loro presenza, sempre dove cade il pallone, sempre dove va a finire la sfera dopo il tocco di un avversario o di un compagno. Sono doti che solo i grandi attaccanti hanno, e lui di questa categoria probabilmente è l'attaccante migliore. Calcio di punizione in attacco per la Fragolese, battuto corto da Volpicelli. L'arbitro indica ai calciatori in maglia bianca che deve essere lui a fischiare per riavviare il gioco. 2 minuti e mezzo di recupero sono già andati via. Il cross dalla sinistra, di caso naturale, Longo sulla sinistra, manco a farla apposta, era pronto a ribadire in rete, fuori misura il suo tiro, è terminato in fallo laterale dal lato opposto. Rimane lì il Pomigliano, la Fragolese, a dar fastidio alla Nocerina. Garofalo in avanti per Talamo, che salta fuori tempo, recupera la sfera, poi la perde, poi la recupera Basanisi, viene in avanti di gran carriera, tre quarti campo della Fragolese, in area di rigore per Valentini, che va a far gol, ma era tutto fermo per il fischio dell'arbitro e per il fuorigioco decretato dal primo assistente, il signor Matteo Gentile, della sezione di Isernia. 40 secondi al termine dei 4 minuti concessi dall'arbitro di recupero. A Fragolese 3, Nocerina 1. Si attende la battuta di Provitolo, già ammonito per perdita di tempo in precedenza. Parte la lunga gittata del rilancio di Provitolo. Cuomo con una spalla lo mette in fallo laterale. Chiude in attacco la formazione di Bitetto. 10 secondi al termine dei 4 minuti di recupero. Cordato, caso naturale, anticipato da Macri, poi ancora la Fragolese in area di rigore, ferma tutto De Marino, l'arbitro arriva con il triplice fischio, ferma tutto, a Fragolese 3, Nocerina 1, l'autorete di Macri al 14° del primo tempo, ha pareggiato Baldé proprio in coda nella prima frazione, poi la doppietta di Fabio Longo nella seconda frazione, dopo che aveva colto una traversa sull'1-0 lo stesso Fabio Longo. Francesco, partita senza appello, Nocerina che già provata è stata anche discretamente ben messa in campo per larga parte del match, poi vengono fuori i valori tecnici, i valori anche nelle sostituzioni, una Fragolese che d'organico, di qualità e anche di esperienza è nettamente superiore alla Nocerina. Sì, una Fragolese che non ha surclassato sul piano delle azioni da gol la Nocerina, lo ha fatto nel risultato, ma dal punto di vista del gioco praticamente non c'è stata partita. Una Nocerina che aveva tentato di rientrare nel match grazie al gol di Baldé alla fine del primo tempo, ma per il resto c'è poco da commentare, un 3-1 che non ammette repliche. Io voglio ringraziare Carmine Apicella per averci raccontato questa partita. Io ringrazio te Francesco per il sempre valido supporto indispensabile, ringrazio anche chi è intervenuto fra prima e secondo tempo per discutere della gara e ringrazio chiaramente voi a casa che avete avuto la pazienza di ascoltarci per questi 90 e passa minuti. Io vi auguro buona domenica per quel che ne resta e ovviamente rinnovo l'appuntamento per domenica prossima per il commento di Nocerina Brindisi dallo Stadio San Francesco. Saluti anche da me Francesco Bersito, in linea ai nostri sponsor per il carrello finale. La radiocronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande.
Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via L'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore.